Cittadini, buonasera. Oggi abbiamo colto una giornata fresca, una serata fresca, ma comunque pensiamo che la gente arriverà e oggi abbiamo anche l'onore di avere una testata che ci riprende. A proposito, poi chiariremo anche alcune questioni su interventi apparsi su cui andiamo in forma, mi pare che sia. Cittadini cari, è giunto il momento di una prima riflessione su quella che è stata la nostra attività amministrativa in questi anni. Siamo ormai a 4 anni e mezzo dall'inizio della nostra avventura, del nostro percorso, ed è chiaro che quando si è sul finire di un'amministrazione, bisogna dimostrare quello che si è fatto. Altre cose sono le promesse nelle campagne elettorali, altre cose ancora sono le cose che si dicono all'inizio del mandato. Si può dire di tutto, si può promettere di tutto, ma poi bisogna fare i conti con ciò che si realizza. E noi da questo punto di vista non teniamo confronti. E questo nonostante quello che noi abbiamo attraversato è stato un periodo straordinariamente negativo per l'Italia nel suo complesso, per il mondo nel suo complesso. Siamo attraversati come Occidente da una crisi straordinaria. Nel dopoguerra non penso che ci sia stato un periodo come quello che stiamo vivendo oggi. E la nostra Italia, che ha avuto dopo la guerra una costante ascesa, tanto da diventare una delle 5, mi ricordo, eravamo una delle 5 potenze economiche mondiali, subisce un arresto, subisce una crisi tremenda. E di questo ovviamente ne risentono chi? Ne risentono gli enti locali. Cittadini, stiamo parlando di tagli continui agli enti locali. Stiamo parlando che dal prossimo anno, a regime, i comuni avranno 500.000 euro, i comuni come Salice, delle dimensioni di Salice, 500.000 euro in meno. Beh, voi capite che in questo contesto è difficile dipanare ogni attività politica, è difficile intraprendere ogni discorso di gestione ordinaria ed è difficile ricevere le persone che hanno bisogno. Eppure noi non dimentichiamo, non possiamo dimenticare che siamo uno Stato sociale, uno Stato che dovrebbe guardare, quindi un comune, ai bisogni delle persone che hanno di meno, ai bisogni delle persone che non riescono ad andare avanti, chi ha bisogno di una casa, chi ha bisogno di un lavoro, chi ha bisogno del buono pasto per i bambini che vanno a scuola. Questa è la situazione che noi ci troviamo ad affrontare ed è una situazione, come vi dicevo prima, drammatica. In questo contesto io voglio ricordare, e lo ricordo con orgoglio, che noi siamo un'amministrazione di centrosinistra e siamo un'amministrazione che è giunta al fine del mandato compatta, coesa. Questo non succede quasi in nessun posto. Fate un controllo nelle realtà della nostra provincia e vedrete che questo non succede. E quindi noi questo lo diciamo con orgoglio, come pure dobbiamo manifestare, e consentitemi questa digressione, una certa felicità per il fatto che finalmente Berlusconi se n'è andato a casa. Per ripetere il gesto di Di Pietro, è andato via, finalmente, non se ne poteva più, perché si deve aprire una profonda riflessione su questi 17-18 anni di governo, anche quando era all'opposizione governava, perché controllava le sorti dell'Italia, di governo di Berlusconi.
perché, cittadini, compagni, amici, il nostro modo di vivere, il nostro modo di stare in società è cambiato profondamente in questi anni, e tutti quanti in questi anni ci siamo sentiti più alti, ci siamo sentiti più individualisti, meno attenti a quello che ha bisogno, a quello che sta a fianco a noi. Questo è successo in questi anni, questo è successo negli anni di Berlusconi, negli anni della televisione di Emilio Fede, negli anni della televisione di Minzolini, nell'anno della televisione di Canale 5, del Grande Fratello. Guardiamoci, guardiamo cosa è successo in questi 17-18 anni e ci sentiamo tutti più poveri dentro. E noi lo dicevamo da sempre, lo abbiamo da sempre sostenuto, sapevamo che questo per noi rappresentava un pericolo. E attenzione, non è una battaglia fisiologica, una competizione fisiologica tra destra e sinistra. Noi avevamo dentro di noi, nella nostra Italia, un germe, un male, che si è unito a un altro male. Pensate a Bossi. Pensate a Bossi. Guardate, noi siamo meridionali, io sono orgoglioso di essere meridionale. Sono orgoglioso di essere. Ma insomma, la politica di Berlusconi è la politica, prima dicevo, dell'individualismo personale, ma anche dell'individualismo territoriale, perché è stata una politica a favore del nord. Questo ci hanno regalato l'asse Bossi-Berlusconi. Quindi gioiamo sicuramente di questa fuoriuscita, ma nello stesso tempo avvertiamo dentro di noi uno sgomento, un'ansia di come sarà il futuro. Ce la farà Monti? A proposito, responsabilmente le forze di centro-sinistra appoggiano un governo che viene definito tecnico, un governo di un uomo al di sopra delle parti, che dovrebbe guidare l'Italia in questo periodo. E le forze del centrodestra invece, che hanno determinato questa estate di cose, attenzione, io non dimentico che la crisi è globale, ma fino a due anni fa, vi davano il sonnifero, dicevano che le cose in Italia andavano benissimo, che noi stavamo meglio della Francia, della Germania, e invece ci scopriamo peggio della Grecia. Perché se fallisce l'Italia, fallisce un intero sistema. Fallisce un paese che ha un debito pubblico straordinario e che quindi riverbera i suoi effetti su tutto il sistema. Queste cose vanno dette. E guardate cittadini, chi consulta un manuale di economia di 20 anni fa, e qui l'assessore 40 mi può dare ragione, mi può smentire, vede alla voce debito pubblico espresso un concetto dove si dice che il debito pubblico, quello che ci fa paura adesso, allora si dice non è un problema, perché il debito pubblico che cosa rappresentava? Era il debito che lo Stato contraeva con chi? Con i risparmiatori italiani, con le banche italiane, quindi era un debito interno. Lo Stato si indebitava per finanziare opere pubbliche che ci hanno consentito di arrivare ai livelli in cui siamo stati, quinta potenza economica mondiale, diciamo, si indebitava con gli italiani stessi e il problema non c'era. Ma 20 anni fa, 15 anni fa, 10 anni fa le cose sono totalmente cambiate, perché il debito pubblico non è più il debito che lo Stato contrae con i cittadini italiani, con gli enti italiani, con le banche italiane, ma è il debito che lo Stato italiano contrae con la Cina, contrae con la BCE, contrae con risparmiatori di tutto il mondo. E attenzione, che dietro questi poi si nascondono gli speculatori. Ecco che noi ci troviamo in una situazione drammatica, e la responsabilità del governo Berlusconi qual è stata? Di questi 17 anni, 18 anni, qual è stata? Quella di non essersi accorti in tempo
di questo. Rimediano, volevano rimediare adesso in 3, 4, 5 mesi e non è stato possibile. E il mercato, e i mercati hanno detto te ne devi andare, non è che se ne sia andato spontaneamente, sono stati i mercati, è stata l'Unione Europea, è stata la BCE a dire te ne devi andare per il bene dell'Italia. E guardate che già lo spread è migliorato. Quindi l'errore di Berlusconi e di Tremonti, quell'altro presuntuoso, è stato quello di raccontarci favole e di farci trovare in una situazione disperata e disperante. E io dico una cosa, cittadini, consentitemi questa breve digressione rispetto al contenuto del comizio di oggi, e parlerò dei manifesti, parlerò del comizio di domenica scorsa, parlerò però soprattutto delle opere pubbliche. Consentitemi, dicevo, questa digressione, perché per quanto mi riguarda molte delle diagnosi e delle terapie che sono state, diciamo, pronunciate non mi convincono. Perché guardate, a noi tutti è stato detto circa 20 anni fa, un po' di più, che il capitalismo ha vinto definitivamente contro il comunismo. Io dico che hanno perso entrambi. Ha perso il capitalismo, ha perso il comunismo, perché l'individualismo esasperato, il mercato selvaggio, libero e selvaggio che ci hanno regalato è stato questo, è stato che si sono arricchiti pochissimi e in maniera esponenziale a danno di tutti quanti noi, per cui la stragrande maggioranza, non esiste più la classe media, o perlomeno i poveri aggrediscono sempre più la classe media, e quindi bisogna ripartire. Bisogna avere una visione diversa del mondo. Non ha vinto quel tipo di capitalismo. Occorre un mercato libero, sì, ma un mercato sociale, che guardi alla solidarietà, che guardi a chi ha di meno, perché poi quello che ha di meno, se ha risorse, spende e se ne beneficiano le aziende, se ne beneficia il sistema nel proprio complesso. E il modello è la Germania, il modello sono i paesi del nord. E allora io dico che per ripartire bisogna porre al centro alcune questioni, bisogna porre la questione del lavoro. Io dico che la nostra Costituzione ci indica la strada, altro che volevano smantellare l'articolo 41, la nostra Costituzione ci indica la strada e la nostra Costituzione all'articolo 1 dice l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Ma qual è il lavoro? Quello che adesso vogliono propinare, il lavoro dei contratti a progetto, il lavoro dei contratti precari, no. Deve essere il lavoro che consenta alle persone di mettere su famiglia, ai giovani di essere liberi, di allontanarsi gradualmente da casa, di costruire una casa, di fare una famiglia. Quello è il lavoro a cui si deve ambire. Altro che io mi metto a ridere quando dicono che i suggerimenti sono quelli del licenziare, dare la possibilità alle imprese di licenziare. Ma che cosa dicono? Ma di cosa stanno parlando? Non è così, e lo sapete, cittadini, non è così, e lo dovete sapere. Quindi è ad altro che bisogna pensare. E io penso all'articolo 41 appunto della nostra Costituzione, dove dice sì che l'iniziativa libera, economica, è libera e privata. Va bene. Però deve avere un fondamento di solidarietà. E infatti l'iniziativa economica è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Quindi economia libera, sì, economia privata libera, sì, ma con un fondamento sociale, e oggi questo vale più che mai. E poi penso, guardate, il nostro è un sistema straordinario. Quando penso per esempio alle persone che hanno di meno, penso a un inabile. Un inabile è una persona che non è in grado di lavorare. E l'articolo 38 della Costituzione dice ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. Beh, sapete quanto percepisce un inabile nel nostro paese? 400 euro al mese. Come fa? Ah, una persona con 400 euro al mese a mettere su famiglia eventualmente, perché anche un inabile può mettere su famiglia, a mantenere dei figli, a comprarsi una casa, a pagare l'affitto, e questo che non fa.
È questo che non va ai cittadini. Ecco perché io guardo a nord d'Europa. A nord d'Europa quello che noi stiamo vivendo non lo stanno vivendo, perché hanno delle realtà diverse e soprattutto hanno delle realtà in cui pongono l'individuo al centro di tutto, ma l'individuo non quello egoista, ma quello che viene aiutato dallo Stato, viene aiutato da chi ha di più. Ecco perché io penso che bisogna, ma questo sarebbe un discorso lunghissimo, ma su cui bisogna riflettere. E io penso che una riflessione possa partire da quello che sta facendo l'Azione Cattolica in questi giorni. Sta partendo un corso di formazione politica che si terrà il giorno 16, la prima lezione sarà al centro polifunzionale, e ci sarà un intervento di una persona di assoluto rilievo come Padre Sorge. Forse questa lezione di politica, questo corso di formazione politica lo dovremmo frequentare un po' tutti, perché dobbiamo interrogarci sul nostro modo di stare in società, di stare nel sociale, di stare in mezzo alla gente, di crescere insieme e soprattutto, io dico, di sviluppare il concetto di solidarietà. Guardate che da questo punto di vista noi molte cose le abbiamo fatte, perché quando noi abbiamo deciso così di ristrutturare in via, diciamo, empirica, perché poi adesso lo faremo in via, diciamo, più strutturale, il convento, abbiamo deciso di insediare lì le associazioni, abbiamo deciso di insediare lì il centro per anziani, e ci sono anziani che si riuniscono, abbiamo deciso di insediare lì la Pro Loco, il forum giovani, e poi abbiamo garantito anche altre strutture per la Croce Rossa, l'Avis, la protezione civile, tutto a carico del comune. E perché questo? Perché noi riteniamo, come dice, e ritorno alla nostra Costituzione, l'articolo 2 della Costituzione, che il cittadino ha diritto di svolgere la propria personalità, sia come individuo, sia singolarmente, sia nei luoghi sociali dove si svolge la personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. E le associazioni sono importanti per questo. E guardate, cittadini, che a parte le associazioni a cui abbiamo prestato attenzione, mi piace segnalarvi un fatto. Circa 8-9 mesi fa si è costituito a Salice un gruppo per organizzare la chiesa Madonna della Visitazione, un gruppo al di fuori di ogni contesto, non solo politico, ma anche associativo. Bene, questo gruppo ci ha garantito una fiera che è stata una fiera bellissima, e lo hanno fatto veramente con spirito di abnegazione. Adesso si riuniscono, hanno voluto fare la festa di San Francesco, e dovete vedere come dibattono tra loro, come si sono mossi, come si è formato e come sta crescendo questo gruppo. E quando penso ai gruppi, penso anche ad altri gruppi strutturati da anni che ci sono nel nostro territorio. Penso al gruppo delle Giacche Stritte, dove tanti ragazzi, e qui non voglio fare nessun tipo di polemica, parlo solamente di esempi, al gruppo delle Giacche Stritte, dopo tanti ragazzi si avvicinano, tante persone si avvicinano. Penso alla Compagnia della Piccola Luna. E verso queste realtà noi, ma qualsiasi amministrazione, deve prestare, io ritengo, attenzione. E quindi, cittadini, noi abbiamo prestato a queste cose molta attenzione. Poi vi spiegherò cosa abbiamo fatto, tenterò di spiegarvi, cosa abbiamo fatto per quanto riguarda il sociale, cosa abbiamo fatto per interventi sul bando alle bande, sul forum giovani, su questo tipo di formazioni che noi abbiamo favorito. Ma prima di questo voglio rispondere in maniera così molto delicata, però convinta, ad alcune polemiche che sono venute in questi giorni. Guardate, noi pensiamo di essere invidiati. Pensiamo di essere invidiati per il fatto che stiamo portando a compimento un programma di opere pubbliche, consentitemi di dirlo, straordinario rispetto alla crisi economica che stiamo attraversando. E le opere pubbliche più visibili sono quelle che danno più fastidio. Ma noi prima eravamo intervenuti nelle scuole,
non c'era molta visibilità, ma c'era la necessità di intervenire. Eravamo intervenuti riaprendo la biblioteca, facendo il mercato, l'area mercatale, facendo l'attraversamento cimiteriale, l'ampliamento del cimitero, eccetera. Però adesso il problema per molti è questa zona, zona Trisolino, e il convento, il giardino del convento. Bene cittadini, io vi voglio raccontare due cose di cui vi ho già parlato, ma questo per farvi capire di che pasta è fatta l'opposizione. Quando c'era il progetto per zona Trisolini, anziché contestarlo, come si può fare, come è naturale che si faccia, anziché, diciamo, contrastarlo, anziché proporre cose alternative, un signore pensa bene di rivolgersi, a un avvocato, dice lui, e a un ingegnere, per fare un esposto. Ovviamente io immagino che l'avvocato e l'ingegnere non sapessero come stavano le cose, si sono fidati di quello che ha raccontato questo signore. Che cosa ha fatto? Ha fatto un esposto il 27 ottobre 2010, un esposto alla Procura della Repubblica, ai Carabinieri Sezionali di Polizia Giudiziaria presso il Tribunale di Lecce, ai Carabinieri Nucleo Operativo Ecologico di Lecce, alla Corte dei Conti, al Prefetto di Lecce, alla ASL e all'ARPA. Ma a parte tutte queste autorità che vi ho detto, soprattutto un esposto alla Procura della Repubblica. Perché? Perché a suo dire, scusatemi se leggo, perché non mi piace leggere quando parlo, mi piace parlare a braccio, però a suo dire che pertanto, vi leggo un brano, un tratto di questo esposto, che pertanto sia del tutto illegittimo, oltre che improvvido, procedere all'acquisizione dell'area di cui in premessa sulla base del progetto preliminare, che anche per le caratteristiche dell'area interessata sarebbe dovere imperativo dell'amministrazione comunale adottare ogni necessario provvedimento e assumere ogni azione indispensabile al fine di verificare la situazione morfologica della parte di stabilimento ancora interrata, le condizioni ambientali della medesima parte interrata, della falda, del sottosuolo e del suolo dell'area interessata prima di procedere alla sua acquisizione. Che sia inaudito, dice questo, è irresponsabile sul piano politico-amministrativo procedere all'acquisizione dell'area in questione senza avere la minima conoscenza della stessa. Lui la conosceva, a quanto pare. Che sia sconsiderato per un'amministrazione comunale procedere all'acquisizione dell'area in questione senza considerare il pesantissimo onere economico a cui si espone per lo svolgimento delle indagini di cui sopra e degli eventuali interventi di bonifica. Lui diceva che lì c'era l'amianto, era stracolmo di amianto. Non sappiamo come era a conoscenza di questa cosa, ma lui ha detto che c'era l'amianto. Che cosa abbiamo fatto, cittadini? Abbiamo incaricato una società, abbiamo speso 16.000 euro dei vostri soldi, dei soldi di tutti quanti voi, 16.000 euro. Abbiamo fatto l'attività di canotaggio in ogni punto. In ogni punto non c'è traccia, non c'è stata traccia del benché minimo elemento di amianto. Qual è stata la conseguenza? È alla Procura della Repubblica perché si va? Si va alla Procura della Repubblica perché si dice quello sta commettendo un reato. Bene, non c'era amianto. Io ho fatto una lettera al consigliere Rosato dicendo abbiamo speso questi 16.000 euro, se sei minimamente dignitoso, minimamente responsabile, restituisci questi 16.000 euro alla collettività. Ma a quella lettera non è stata data alcuna risposta. Seconda questione. Qualche giorno fa è apparsa una polemica sui giornali per quanto riguarda dei topi. Sembrava che Salice fosse invasa dai topi. Noi facciamo la polemica, chi l'alimentava? Il solito noto, il consigliere Rosato, perché quello di prima era il consigliere Rosato e questo è anche il consigliere Rosato, ha detto Salice invasa dai topi. E la causa di questo sapete dove stava, secondo il consigliere Rosato? Nel giardino del convento.
che siccome stavamo facendo gli interventi, i topi si erano scatenati per il paese. Ma io penso che tanti topi non ne abbiamo visti. Però il problema qual è? Che cosa avremmo dovuto fare noi? Avremmo dovuto lasciare i topi lì nel convento? Magari li avremmo dovuti allevare, avremmo dovuto portarli da mangiare, così, non so, un giardino zoologico. Oppure se noi siamo intervenuti stiamo bonificando un'area che era completamente abbandonata a se stessa. E ne stiamo facendo un giardino pubblico, a vantaggio della collettività. Perché quel tipo di polemiche? Perché? A che servono? Stanice invasa dai topi, l'articolo del consigliere Cosentino. Ma questo non ha altro da fare. Ma questo così vuole fare politica, così vorrebbe fare l'amministratore. Io penso che tutti quanti l'abbiate conosciuto per quello che è. Terza questione. Guardate, io a volte dico imbroglione, criminale politico, ha detto, poi ha aggiunto, ha detto il consigliere Gravini davanti a sua nipote, a cui diceva di entrare in politica in un certo senso. Poi sentite questi messaggi, criminale politico. Ma io non mi curo di questo, perché sono a posto con la mia coscienza. So quello che valgo, so quello che posso fare e conosco pure i miei difetti. Conosco pure i miei difetti. Tra questi però non c'è l'incapacità. Ma quando io dico al consigliere Rosato che è incapace, dal punto di vista amministrativo, io so che gli faccio una ferita e lo faccio sanguinare, perché è la verità, perché è incapace. E lo dimostra quel manifesto che ha fatto affiggere stamattina, ieri, perché veramente, quando io dico, tra parentesi, ma leggi le carte, veramente dimostra di non saperle leggere. E vi spiego perché. E non sulle carte che lui ha fatto stampare, ma per come funziona l'amministrazione. Consigliere Rosato, devi capire come funziona un'amministrazione. Nel 2006 l'amministrazione Gravini fa una richiesta alla provincia di Lecce per la bonifica di amianto del plesso di Via Valente, di Via Italo Valente, la palestra di Via Valente. E chiede questo progetto, un progetto redatto dall'architetto napoletano e dalla geometra Pastorelli, a firma congiunta, chiedono, il progetto è di 73.000 euro, chiedono un finanziamento alla provincia per il 70%, 50.000 euro circa. E poi dicono che metteranno a disposizione, questa è la lettera dell'attuale consigliere Gravini, metteranno a disposizione il 30%. Quindi un progetto di 70.000 euro per la bonifica di amianto di Via Valente. La provincia che cosa fa? La provincia dice vi do 16.000 euro. Ora, quando hanno fatto la richiesta del 70% non avevano 23.000 euro nelle casse del comune, cioè quindi non ci avevano neanche 23.000 euro. Fanno la richiesta di 50.000 euro, la provincia ne dà 16.000 nel 2006. Passa il 2006, quindi significa che il comune avrebbe dovuto mettere 50.000 euro, 57, 58.000 euro, che non c'erano, nel bilancio non ci sono, nel bilancio non ci sono e ognuno lo può controllare. Passa il 2006 e non fanno nulla, passa il 2007 e non fanno nulla. Quel finanziamento è un finanziamento finalizzato a che cosa? Alla bonifica di amianto della palestra. Con l'amministrazione che mi pregio e mi compiaccio di rappresentare, facciamo un progetto e ce lo finanziano per 300.000 euro. Con noi, con le risorse nostre, ne mettiamo 150 e facciamo nuova, completamente nuova, oltre a una parte della scuola di Via Raselli, Via Valente, riutilizzando e rimettendo a disposizione della collettività e della collettività scolastica, soprattutto la palestra e il refettorio scolastico. E non facciamo solamente la bonifica dell'amianto,
Facciamo altro, facciamo la ristrutturazione, facciamo l'agibilità, mettiamo a disposizione e dei ragazzi per la mensa e dei ragazzi per le attività sportive, palestra e refettorio, con fondi totalmente a carico del comune. Quindi spendiamo tutti noi. Evidentemente il consigliere Rosato questo non lo sa, e Di Salice non lo sa, basta andare, vedere, chiamare, chiedere e vedere che noi abbiamo fatto quell'intervento in maniera completa. In maniera completa. Questa è la relazione dell'intervento che loro chiedevano alla provincia, questa è la lettera del sindaco del Gravini. Non c'era una lira al comune. Quindi la provincia, giustamente, visto che l'amministrazione aveva già fatto quell'intervento, ha revocato il finanziamento, che era finalizzato, poteva essere utilizzato soltanto per quella cosa. Allora, consigliere Rosato, le carte te le sai guardare? Qui si tratta di A, B, C della politica. E tutti, io dico tutti, saprebbero fare 2+2 e capire come stanno le cose. Queste sono le carte. Ma lui non se ne è accorto, o non se ne è accorto o è in malafede. Queste sono le realtà di cui parliamo e questi sono purtroppo i nostri oppositori. E mi dispiace veramente di confrontarmi con questo tipo di basse polemiche. Mi dispiace. Un'altra questione, mi dispiace ripetere questo concetto, ma un'altra questione la devo porre alla vostra attenzione perché è molto importante. Io non voglio fare riferimenti personali perché mi dispiacerebbe, ma i fatti restano. La passata amministrazione ha incaricato sempre tecnici esterni. Tecnici esterni. Quando si parla di tagli agli enti locali, si dice che le amministrazioni hanno personale sovrabbondante, comunque devono fare i conti con quel personale, non possono incaricare personale esterno. Bene, l'amministrazione Gravini per alcuni periodi del suo mandato ha conferito incarico esterno a 5 persone contemporaneamente. Nonostante tutto il personale che c'era, incaricava 5 persone contemporaneamente. Questo significava esborsi di 100-120 mila euro l'anno in più. Tra questi c'era anche l'assistenza sociale. E lì ci sono due errori gravissimi. Primo, è stata scelta un'assistenza sociale senza il criterio della rotazione. Una. Solo una. Non è che hanno detto quanti assistenti sociali ci sono a Stadice? 4, 5, 10? Facciamo una rotazione, ammesso il caso che ci fosse bisogno. No, ne hanno scelta una. Va bene. È stata mantenuta per 4 anni. Va bene, io non ho nulla contro la lavoratrice, sia ben chiaro. Ma l'esempio deve essere per tutti quanti noi. È stata mantenuta per 4 anni. Finisce il mandato Gravini e quella lavoratrice fa una causa all'amministrazione comunale chiedendo la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e 300.000 euro, 250.000 euro di risarcimento danni per differenze retributive e per danno morale. Ora, se le cose stanno così, il consigliere Rosato, che era deputato ai servizi sociali, non controllava quante ore lavorava quella dipendente e soprattutto, quella dipendente non era una sua vicinissima dal punto di vista politico. Allora perché fare questo? Questo è il modo in cui si è amministrata e ripeto, nulla che dire contro la lavoratrice, può fare valere tutti i suoi diritti. Ma questi sono fatti che sono all'attenzione, devono essere all'attenzione di tutti. E parliamo un attimo del consigliere Gravini, di quello che mi hanno riferito, ha detto durante il comizio. Anche lui, oltre a chiamarmi criminale politico, va bene, e c'era sua nipote lì a fianco, una giovane a cui doveva dare l'esempio. Se questo è il linguaggio, l'esempio è buonissimo. Oltre a questo, ha fatto
In più ha fatto riferimenti a questa piazza, quindi si ritorna a zona Trisolino, dicendo che è un'opera inutile. Ora, quell'opera è nel cuore del nostro paese. È un'opera di cui si parla da 40 anni, da 40 anni. È una situazione del paese abbandonato a se stesso da 40 anni. Uno scempio, un degrado assoluto. Siamo intervenuti, diciamo, ma dovevano intervenire i proprietari, e se non sono intervenuti per 40 anni, cosa dovevo fare? Dice, ma c'era un progetto, e perché non l'avete realizzato? Siamo dovuti intervenire noi a realizzarlo. E stiamo facendo un'opera, io ritengo, utilissima per la nostra collettività, costosa, perché c'erano gli espropri, ma utile, utile, perché era veramente uno scempio. Hanno girato il film sulla Somalia, lì, e lo sapete tutti quanti. E quindi per noi quell'opera è utilissima. Ha fatto polemica poi sul convegno, perché dice quel giardino doveva rimanere lì, ma doveva rimanere lì perché? Per chi? Per quale motivo? Un giardino che doveva essere chiuso, rimanere chiuso? Noi lo stiamo aprendo, abbiamo trovato i soldi per fare gli interventi, soldi che vengono dal fotovoltaico, per renderlo alla collettività. Perché dire che è un'opera bruttissima, è un pugno nello stomaco della cittadinanza? Perché dire questo? Da dove viene? Noi lo stiamo facendo e stiamo convinti di quello che stiamo facendo. E poi si fanno polemiche veramente brutte, aspre a volte, denigratorie, sui debiti fuori bilancio. Beh, guardate, io vi voglio raccontare un esempio, e qui invece devo fare il nome, perché in un certo senso sono autorizzato a farlo. Però voglio prima guardare ognuno di voi, e capire come voi vi sareste comportati in un caso del genere. C'è una persona che fa una causa a ognuno di voi, fa una causa e si serve dell'avvocato, l'avvocato, faccio già il nome, Massimo Congelo, per fare una causa contro il comune di Saggi. Benissimo, comincia la causa. Io vi voglio dire questa cosa, se la causa l'avessero fatto contro uno di voi e avessero incaricato l'avvocato Massimo Congelo, voi sareste andati da quell'avvocato per farvi rappresentare e difendere in un'altra causa? Cioè, se un avvocato vi fa una causa contro, voi incaricate a quell'avvocato per farvi una causa a favore? Io penso che nessuno di voi, se io faccio una causa come avvocato contro uno di voi, poi uno di voi mi incarica per difenderlo in un'altra questione? Io penso di no, perché il rapporto di fiducia è molto delicato. Bene, l'amministratore, il sindaco di prima, Gravini, è stato capace di questo. E vi spiego perché. Il signor Cosma aveva un lotto, la proprietà di un lotto, nella zona artigianale. Il comune espropria quel signore, il quale non era d'accordo, ma voleva conservare quell'area, lo espropria e dice ti do 6.000 euro e ti tolgo coattivamente l'area. Questo signore si rivolge all'avvocato Massimo Congelo. L'avvocato Massimo Congelo fa una causa. Poi succede un'altra questione, succede che c'è un arbitrato e ci chiedono circa 1 milione di euro di danni per il servizio della spazzatura. Che cosa fa il sindaco Gravini? Incarica quello stesso avvocato che stava facendo una causa contro il comune per difendere il comune contro la SPA, una società che gestiva e di cui noi avevamo una quota, il servizio dei rifiuti. Mi sembra che questa sia una cosa assurda, una cosa peraltro vietata dalla legge. Una cosa assurda, ma lui è stato capace di fare questo. È stato capace di fare questo. Ecco perché io dico che noi paghiamo conseguenze veramente aberranti.
Perché quando parlo di queste cose, parlo di cose concrete, di cose che non dovrebbero succedere. Poi per la cronaca, noi siamo stati condannati nel giudizio contro Cosma a pagare a Cosma come differenze per l'esproprio 55.000 euro circa. E poi siamo stati condannati nel lodo, per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, a pagare circa, compreso il collegio, 800.000 euro. Questa è la situazione. Io vi vorrei parlare anche della questione dei debiti di fuori bilancio, di come nascono, del perché non dovrebbero nascere. E vi voglio anche dire, in riferimento alla spazzatura, che noi probabilmente in futuro saremo destinati a pagare ancora di più. Questo, ma noi non siamo un comune che gestisce il servizio. Il servizio viene gestito dal lato, da un'autorità di bacino. E questa autorità di bacino, io ritengo, ci strozzerà se le cose continueranno in questo modo. Quindi la questione dei rifiuti è una questione molto delicata. È una questione che i comuni, secondo me, dovrebbero gestire diversamente, dovrebbero fare una battaglia per modificare quel sistema che c'è attualmente. Perché il sistema ATO ci sta strozzando e sta portando a un aumento esponenziale del costo per la raccolta dei rifiuti. E la cosa aberrante è che il comune tassa i cittadini, ma i soldi li prende l'ATO. E il comune è obbligato a tassare i cittadini sulla base delle disposizioni dell'ATO. Quindi quando parliamo di rifiuti, parliamo di un sistema ibrido in virtù del quale il servizio viene organizzato e i costi sono determinati dall'autorità di bacino, di cui fa parte Lecce, Guagnano, Campi e via discorrendo. Vi spiego? Questa è la situazione cittadini. E noi abbiamo pagato 800.000 euro per differenze retributive, per differenze del costo del servizio, alla precedente società, che era una SPA di cui il comune faceva parte, e quindi paghiamo tutte queste conseguenze per questioni tecniche che non vi sto qui a spiegare perché sono molto farraginose. Ma quando qualcuno si permette di dire avete aumentato la tassa, evidentemente non sa di quello che parla. E poi, noi ci teniamo a dirlo, noi non abbiamo fatto la gara per l'ATO, la gara per l'ATO è stata fatta durante l'amministrazione della Lega. Questi sono i fatti, cittadini. E noi dobbiamo polemizzare con queste cose, con queste persone. Io invece vi vorrei parlare di quello che noi creiamo per voi. E quindi vengo al rendiconto amministrativo delle opere fatte e delle opere che andremo a fare. Le opere fatte. Sono tante. Io mi limito a dire anche le più importanti e quelle, diciamo, anche che influiscono nel sociale. Prima delle opere, gli interventi nel sociale. Noi siamo orgogliosi di alcuni fatti. Siamo orgogliosi di un progetto che stiamo portando avanti, che è il progetto Bando alle Bande. Abbiamo costituito una banda insieme ad altri comuni alla provincia di Lecce, in cui il comune di Salice è il comune capofila, in cui noi cerchiamo di promuovere il talento. E questa banda si farà valere in tutta la provincia di Lecce. Adesso sta pubblicando, ha inciso un CD che verrà tra poco distribuito e venduto, non so se si potrà averlo anche gratuitamente, ma questo è un fatto importante per noi, perché coinvolgiamo dei ragazzi che magari non avevano modo di esprimere il proprio talento e così lo fanno, e così li portiamo in giro e diamo la possibilità, ecco il merito, la possibilità di farsi conoscere. E devono dire grazie a loro stessi, al loro talento, alle loro potenzialità, noi ci mettiamo a loro disposizione. Ma penso anche al Forum Giovani, penso anche alla mostra di pittura che il Forum Giovani ci garantisce ogni anno, penso a queste iniziative e penso che in questo modo noi sviluppiamo il sociale. Ma per quanto riguarda le opere pubbliche, cittadini, noi abbiamo veramente fatto tanto. Quando noi parliamo di area mercatale, noi non dobbiamo dimenticare quello che era l'area mercatale soltanto 3 anni fa, in una situazione fatiscente, in una situazione illegale, inagibile, si svolgeva il mercato settimanale. Adesso tutti quanti
sanno che cos'è quell'aria, sanno che cos'è quell'aria. E in quella struttura che prima veniva imbrattata, il cosiddetto mercato coperto, che prima veniva imbrattata, venivano rotti gli infissi, adesso c'è una chance usoteca. È un progetto pilota, l'unico in Italia, dove si barattano i beni al fine di non consentire la loro eliminazione attraverso le discariche. Ed è un progetto bellissimo di cui si parla in tutta la regione, ed è un progetto che voi potete verificare, e soprattutto sta funzionando. Ma per ritornare all'area mercatale, noi riteniamo di aver svolto un servizio indispensabile per la nostra collettività. Ma l'attraversamento del cimitero, ricordate quello che era diventata la strada che conduceva al cimitero? Guardatela adesso e la verificate sempre, perché voi amate quel posto sacro e voi ci andate spesso. Abbiamo fatto l'ampliamento e c'è un altro progetto per ampliare ulteriormente il cimitero, che andrà verificato e si svilupperà in questo periodo. Altra opera fondamentale. Ma guardate anche a come siamo intervenuti nelle scuole. Noi abbiamo preso delle scuole che erano in una situazione fatiscente, e ci sono i vostri figli, i vostri nipoti nelle scuole, lo potete verificare, e le abbiamo rivoltate come un calzino. E adesso abbiamo delle scuole agibili, dove i nostri ragazzi possono frequentarle in una situazione di sicurezza. Guardate la scuola media, c'erano infissi fatiscenti, li abbiamo rifatti. Abbiamo consegnato una scuola agibile. Ma guardate via Roselli, ci fu una polemica su un corridoio da cui erano caduti dei calcinacci, volevano attestare la responsabilità a noi e non si erano accorti che un tecnico aveva detto a loro: dovete intervenire lì. Non fa niente, siamo intervenuti noi, abbiamo risistemato quella struttura. E via Italo Valente, ho parlato prima di refettorio e di palestra, guardatela, è bellissima, abbiamo fatto anche dei manifesti per dimostrare come era prima e come è adesso, e finalmente i nostri ragazzi sono a posto. Ma siamo anche orgogliosi dell'asilo nido che abbiamo fatto, asilo nido che almeno fino a questo momento è stato finanziato ogni anno dalla regione, per cui a noi non è costato nulla. Ma ci sono 20 famiglie, saranno 25, saranno 30, per cui quel servizio è diventato indispensabile e siamo orgogliosi di aver mirato lì. Sono cose che non si vedono, ma sono cose utilissime. E per parlare della biblioteca, abbiamo riaperto la biblioteca, abbiamo ristrutturato il centro polifunzionale, è un centro bellissimo, forse non funziona ancora al pieno delle proprie potenzialità, ma lo faremo, e soprattutto lo potranno fare anche altri. Il centro però noi l'abbiamo ristrutturato e reso a favore della collettività. E poi le strade che abbiamo fatto, guardate, ci criticavano prima: fate poche strade. Noi abbiamo scelto un'altra via, quella di fare interventi radicali. Guardate l'intervento alle spalle della cantina. Abbiamo fatto l'intervento che si richiedeva da 15, 20, 30 anni e l'abbiamo fatto in maniera radicale. Abbiamo fatto i marciapiedi, abbiamo rifatto le strade, abbiamo rifatto le pendenze, abbiamo garantito il deflusso degli acqua. Adesso partiranno anche dei lavori che riguarderanno la zona del STEM, quella strada che ormai era una strada non asfaltata, che quindi sarà resa agibile e sarà consentito alle famiglie che vi abitano, lì ormai sono moltissime, di poter abitarvi in situazioni dignitose. Ma guardate via Roselli, guardate via Veneto, guardate via Petrarca, quelle che verranno fatte anche in questo periodo. Sono interventi radicali, mirati, non una leccata così di asfalto tanto per farla, ma sono interventi radicali in cui si sistemano anche i marciapiedi, in cui si piantumano anche gli alberi, perché così dovrebbero essere gli interventi, e siamo intervenuti anche lì. E il progetto del collettamento delle acque, per il deflusso delle acque piovane,
È un progetto che noi abbiamo scelto, che la Commissione abbiamo scelto, perché contemplava anche la riqualificazione urbana, la rigenerazione urbana. Vi voglio fare un altro esempio. Vedete adesso com'è quella zona vicino alla circonvallazione per Carmiano, quella zona che era nata polverosa, senza marciapiedi, in maniera come un fungo, come i funghi che nascono per casa. Ecco, lì fra pochi giorni ci sarà un intervento di riqualificazione urbana, dove saranno fatte strade, marciapiedi, illuminazione pubblica, e sono cose che vi stiamo dicendo e vi diciamo di verificare fra un paio di mesi. Vedrete se diremo il falso, se stiamo dicendo il falso, se stiamo dicendo il vero, perché sono interventi di riqualificazione su cui noi puntiamo, su cui noi abbiamo voluto puntare in maniera radicale, mentre altri avevano consentito di realizzarsi nello scempio. Questo significa per noi interventi anche nelle strade. Certo, occorrerebbe un intervento radicale su tante altre zone, ma i soldi sono quelli che sono. Quello che però vi vogliamo porre all'attenzione è che nonostante il periodo di crisi noi siamo riusciti a fare tantissimo, io dico più di ogni altra amministrazione in precedenza. E quindi continuiamo lungo questo percorso. Vi ho parlato prima di zona Frisolini, vi ho parlato del giardino del convento, ma vi devo dire che altri due finanziamenti abbiamo ottenuto a totale carico della regione. Uno di 1,5 milioni, che sarà speso, c'è già la gara in corso, che sarà speso, noi pensiamo che partirà intorno a febbraio del 2012, che sarà speso nella zona industriale, per riqualificare la zona industriale, renderla agibile, dotarla di tutti i servizi, fognatura nera, fogna bianca, acqua che manca, luce. Vogliamo fare anche un parco per i bambini e vogliamo fare anche, questo è previsto nel progetto, delle pensiline, dei parcheggi coperti con il fotovoltaico. Questo significa fare interventi radicali in una zona e renderla completamente agibile, 1,5 milioni di finanziamento. Ma ci sono anche i 600.000 euro che abbiamo ottenuto in più, non per il giardino, ma per il convento proprio, dove a primo piano è stato finanziato questo progetto e partirà a brevissimo, dove a primo piano noi vogliamo, a piano terra scusate, vogliamo ristrutturare le aule e renderle fruibili per motivi culturali alla collettività. Sappiamo che quella è un'opera fondamentale per il nostro Paese, un'opera lungamente attesa, che voi attendevate. E anche questo è un intervento che noi regaliamo a voi, e poi saranno magari gli altri a continuarlo, saremo noi stessi. Ma questo è un intervento importantissimo, perché il convento rappresenta il cuore e l'animo della nostra cittadinanza. Quindi queste cose noi facciamo, cittadini, queste cose. Enrico Toto, 400.000 euro, abbiamo già appaltato i lavori per il recupero della disabilità, 400.000 euro a Enrico Toto. Quindi queste sono cose, cittadini, verificabili, e la cosa su cui noi insistiamo è che queste cose sono state fatte in un periodo di crisi micidiale, in un periodo di crisi veramente grande. Quindi ci sentiamo di dire bravi a noi stessi per aver fatto questo nonostante la crisi che sta attraversando l'intero sistema. Questo è quello che abbiamo fatto dal punto amministrativo. Sicuramente cose le avrò dimenticate, ma vi ho dato il senso degli interventi e ci tenevo a dire quello che stiamo facendo. Come avete visto, ho dedicato nel mio intervento 50 minuti alle cose che stiamo facendo e forse 7-8 minuti alle polemiche, senza mai andare al di là sulle questioni di carattere personale, senza utilizzare termini che non dovrebbero essere utilizzati in una contesa politica. Ma noi vorremmo confrontarci e purtroppo questo non ci è consentito. Non ci è consentito perché sparano a zero. Quando vi parlo di denuncia alla Procura della Repubblica, significa che quelli vorrebbero vedere il nostro male. Non si confrontano, non c'è
un dialogo, non c'è la competizione come dovrebbe esserci, e questo è un male. Io ho sperato e spero che questo debba cambiare, che un po' di rigenerazione non debba esserci soltanto dal punto di vista dei marciapiedi, soltanto dal punto di vista degli alberi, ma anche dell'animo, del modo di fare politica, del modo di stare in politica, del modo di confrontarsi. Questo non significa che bisogna essere indulgenti, a volte bisogna essere anche aspri, a volte le cose bisogna dirle per quelle che sono, a volte quando si dicono le cose si può anche ferire, ma quando si fa questo lo si fa perché si vogliono dare degli esempi, perché si vuole discutere delle cose e soprattutto perché si vogliono evitare errori. E io, cittadini, voglio chiudere. Come vedete, quando faccio gli interventi cerco di essere il più stringato possibile, di parlare di molte cose in un arco di tempo che non sia molto ampio, e poi oggi la serata è particolarmente fredda. Voglio chiudere dicendo che appunto dobbiamo approcciarci in maniera diversa alla politica. Quando parliamo di rinnovamento, il rinnovamento non deve essere inteso in senso anagrafico o semplicemente in senso anagrafico, ma bisogna intendere altro. Bisogna intendere altro. Io penso di essermi apprestato in politica con tutti i miei difetti, ma anche con passione. Altrimenti io in politica non ci dovrei stare, perché non so fare i miei interessi. E ve lo voglio dire con estrema franchezza. Noi percepiamo un'indennità di carica ridotta della metà rispetto a quella che percepivano gli altri. Tutti hanno promesso questo, pochi lo hanno fatto. Ma io personalmente, cittadini, ci tengo a farvelo, a dirlo. Io non percepisco nulla, sapete perché? Perché io rinuncio allo stipendio della scuola. Sono un docente, rinuncio allo stipendio che è molto più alto di quello che io percepisco dal comune. Io perdo, per stare lì in comune al mese, 250 euro. E lo potete verificare. E su quello che percepisco pago pure le tasse. Non solo. Io, e lo dico con estrema franchezza, anche qui a livello di esempio, pago da 7 anni, 8 anni, la mia sezione, la sezione del mio partito. Ho fatto un po' di conteggio e ho pagato in questi anni 17.000 euro. Se c'è mia figlia magari si arrabbia con me. Però li ho pagati 150-160 euro al mese per tutti questi anni. E però vi voglio dire una cosa, io non mi sono mai messo d'accordo con il mio segretario per dire io pago questo, facciamo questa cosa oppure cerchiamo di organizzarci per fare quest'altra cosa. La sezione dove io vado è una sezione libera. È una sezione dove se c'è da criticare il mio operato viene criticato, se c'è da criticare l'operato della giunta viene criticato, senza problemi, in assoluta libertà, in assoluta libertà. Questo forse è un esempio da dare. E quindi quando parlavo di esempi, di rinnovamento, io non lo intendo soltanto in senso anagrafico. Io ritengo che dal punto di vista amministrativo abbiamo fatto, dal punto di vista tanto, dal punto di vista politico forse non abbiamo fatto in maniera adeguata. E la responsabilità è un po' di tutti, è mia in primis, è della giunta in secondis, è di tutti quanti, è di tutti quanti. Però, per me il rinnovamento della politica è altro, non è soltanto, come dicevo prima, il dato anagrafico. Io vorrei che ci fossero persone che mi insegnassero che quando si sta lì non si fa l'aiuto a questo piuttosto che a quest'altro. Quando si deve dare un incarico lo si sceglie in base alle competenze. Quando si deve dare un lavoro, il piccolo lavoro che noi possiamo dare, lo si deve dare in base alle capacità. Quando si devono scegliere le persone, le si scelgono in base al merito. Io vorrei che questo mi venisse insegnato. E vorrei che questo fosse l'operato dei prossimi amministratori, perché questo solo avvicinerebbe i giovani alla politica, perché questo solo significherebbe una rivoluzione dal punto di vista culturale,
perché da questo io avrei in primis da imparare. Perché così si dovrebbe fare politica. Certo, le possibilità dovrebbero essere diverse. Certo, è difficile a volte non capire quella persona che ti avvicina, che ha bisogno di lavoro, o fa finta di non capirlo. Ma il merito deve fare la differenza. Solo in questo momento, in questo modo, i giovani si avvicinano alla politica. E io spero che i giovani ce ne siano in futuro. Però voglio dire anche una cosa. Questa giunta ha operato bene, questa giunta è stata coesa e ripeto, a prescindere adesso non parlo di candidature personali o altro, io penso che il centro-sinistra, allargando alle associazioni, allargando ai gruppi politici, allargando ai giovani, però dallo zoccolo duro della giunta deve ripartire, perché la giunta rappresenta ogni componente della società, ogni componente dei partiti del centro-sinistra. E questo mi auguro sinceramente. E poi mi auguro veramente di non discutere più di polemiche in futuro, sia che sia io, sia che siano altri, ma di discutere soltanto per una crescita della nostra collettività, per avere una Salice migliore in un'Italia migliore, perché tutti quanti si possa stare bene secondo il concetto di solidarietà che avevo espresso prima. Grazie cittadini, grazie ancora. Io parlo e non ho paura. Ma non ho paura.